Buonasera, grazie per essere venuti. Presentiamo questa sera un progetto legato al digitale e al mondo dell'arte e del design. Inizio a presentare l'associazione e il gruppo di lavoro che rappresento. Noi siamo Cinque Vie, svariati di voi ci conoscono, lavoriamo da circa 10 anni nell'ambito della messa a sistema di un pezzo importante di Milano, che è quello in cui ci troviamo quest'oggi. Un po' sulla falsariga di quello che succede nei paesi anglosassoni, cerchiamo di collegare le diverse realtà, i diversi stakeholder del territorio, quindi gli abitanti, i commercianti e il settore pubblico, cercando di sviluppare le possibilità di un territorio. Questo l'abbiamo fatto utilizzando i cluster della creatività, in particolar modo ci siamo dedicati al design e all'art design. Sono ormai 10 anni che siamo partner ufficiale del Comune di Milano e distretto ufficiale del Fuori Salone. In questa occasione vogliamo presentare un progetto digitale che riteniamo particolare, particolare sia per il momento in cui l'andiamo a presentare, sia per le caratteristiche che poi vi verranno illustrate. Noi siamo un distretto molto legato alla tradizione, alla conservazione, alla valorizzazione del segno che è presente in questo territorio, ma allo stesso tempo siamo un distretto che ha sempre cercato di guardare verso il futuro, quindi portiamo avanti tematiche di innovazione ormai da oltre 8 anni, con forum, appuntamenti e operazioni particolari. Quest'oggi presentiamo un progetto legato agli NFT di cui tutti parlano, NFT che in questo momento sono in una fase probabilmente di crisi, per un insieme di motivi che molti di voi conoscono, NFT che non riescono a essere ancora messi a fuoco in maniera completa da chi vive maggiormente nel mondo analogico e quello digitale. Diciamo che con l'aiuto dei signori presenti al tavolo ci proponiamo questa prima serie realizzata proprio per cercare di sottoporre all'attenzione generale un modo che può essere diverso, che parte dagli aspetti umani per poi entrare nel mondo digitale e ritornare agli aspetti umani per affrontare appunto il mondo della blockchain e degli NFT. Parleranno l'amico Sebastiano Deva, che da anni lavora nel mondo del digitale legato all'arte, e poi i terribili ragazzi che vedete in fondo, che sono invece la parte più tecnologica. Come vedete, uniamo diverse generazioni al tavolo e anche diversi approcci alla vita. Quindi cercheremo di darvi un quadro completo dopo che i terribili ragazzi napoletani avranno raccontato la parte tecnologica. Chiuderò magari spiegando anche come questi NFT per noi sono rivolti a una community con la quale stiamo lavorando da anni e che vorremmo che attraverso questi oggetti digitali ed altri potessero usufruire di una serie di plus. Lascio adesso la parola all'amico Sebastiano Deva, che illustrerà la parte, come dire, creativa del progetto. Prego. Allora, intanto il contrasto, voglio sottolineare il contrasto tra arte classica, che in questo posto diciamo ci sono dei piccoli capolavori che ho avuto modo di osservare, e ovviamente lo spirito, il profilo del discorso che stiamo facendo, che comunque è inerente, diciamo, dei processi di tecnologia che sono oggi sulla bocca di tutti, ma che in qualche modo vanno chiariti, vanno approfonditi, insomma, ci vuole anche il lessico giusto. Però si parte bene, perché il motivo per cui, diciamo, ci siamo uniti in questo percorso è cioè quello di tenere dentro queste tecnologie, blockchain, intelligenza artificiale, insomma, metaverso, il fattore umano. Fattore umano che è determinante. Un paio di settimane fa, no, la settimana scorsa, il CEO di ChatGPT raccontava di quanto fosse necessario far tornare le tecnologie, fare in modo che le tecnologie parlassero delle emozioni. Io, insieme al team di Nereo, che è il gruppo che sviluppa tutto questo processo, insieme a Loro di Gas, insieme a Emanuele, abbiamo pensato in un lungo percorso che è partito nel 2021 attraverso gli eventi, di raccogliere e di qualificare meglio questo
questa suggestione, cioè questo cambio di paradigma che vogliamo in qualche modo raccontare e imporre attraverso la nostra azione, che è quello per cui si arriva alla blockchain con una collezione di NFT partendo dall'inconscio. Il sistema che noi abbiamo utilizzato, che ora vi farò ascoltare mentre parlo, per tracciare l'attività biometrica delle persone, è un sistema che agisce su alcuni dati particolari che non sto qui, diciamo, a spiegare in termini scientifici, ma che rappresentano nella nostra performance visuale, quindi durante azioni di visione di opere d'arte oppure di meditazione, un particolare aspetto appunto della nostra dell'attività del nostro cervello. Noi abbiamo costruito un processo che cattura questi dati e li trasforma in una musica personale, personalizzata, in migliaia di combinazioni variabili, anch'esse a seconda dell'istante, nella persona stessa. Dal 2021, con gli eventi di 5 vie, abbiamo raccolto dati di qualche migliaio di persone, diciamo, anche qualcosa in più. Abbiamo raccolto dati e attraverso questa raccolta intanto abbiamo imparato molto sull'umano, perché il sistema con cui l'abbiamo fatto era, diciamo, pseudoscientifico, per quanto si possa parlare di pseudoscientificità. Tuttavia erano tutte persone sollecitate davanti ad opere d'arte o in contesti di opere d'arte ad osservare un oggetto, e attraverso questa osservazione noi abbiamo raccolto con il nostro sistema l'istante, diciamo, quasi irripetibile di quello scambio. Che cosa succede fra una persona e un'opera d'arte? In realtà il field, il campo che c'è tra la persona e l'oggetto, è un mondo in cui si scambiano informazioni che, diciamo, pochissimi hanno indagato. E in quel mondo le neuroscienze, in particolare, diciamo, nell'esperienza dell'arte, attivato ultimamente un campo di ricerca che va giustamente a indagare la profondità, diciamo, dell'essere umano. Per noi quello è un'occasione per esaltare la presenza dell'umano, ovvero migliorare l'approccio dell'attenzione, magari contrastare i deficit cognitivi che ci caratterizzano quando, per esempio, andiamo in un museo, riusciamo a vedere un'immagine, siamo concentrati, se no, 40 secondi, però in realtà poi passiamo alla prossima, siamo concentrati 30 secondi, perché purtroppo la sollecitazione della, diciamo, società contemporanea è talmente imponente che purtroppo oggi si registra, diciamo, una grande difficoltà sulla capacità di attenzione. E lo vediamo anche nel mondo dell'entertainment. Per noi è stata invece un'occasione per fare innovazione, cioè come migliorare l'approccio all'opera d'arte e come migliorare soprattutto la consapevolezza delle proprie emozioni. Tuttavia però noi non parliamo di emozioni primarie e secondarie, come le neuroscienze le raccontano, perché quello è un grado che viene dopo il processo che noi mettiamo in campo. Noi andiamo a indagare il momento in cui il nostro sistema nervoso dialoga durante, diciamo, l'approccio visivo con un oggetto in un contesto. E quello è un mondo davvero affascinante. Ed è quello il mondo in cui non ci sono barriere culturali, non c'è un problema di gusto, non c'è un problema di presenza o di latitudine. È il luogo in cui tutti siamo uguali. E se tutti siamo uguali, perché tutti abbiamo un sistema, diciamo, che particolarmente complesso, che ci rende presenti sulla Terra, è anche il luogo in cui si può fare l'innovazione più interessante, ed è quella su cui abbiamo, diciamo, ovviamente coinvolto tutti i gruppi di lavoro. Questa lunga premessa per dire che siamo passati da questi processi alla blockchain, diciamo, non facilmente, e se non grazie agli incontri felici con i ragazzi napoletani. Vi faccio solo sentire, diciamo, il suono che ora in questo momento sto emettendo mentre parlo, ed è il suono che in questo momento questo anello in particolare sta catturando durante... si sente meglio? Che cosa fa? Diciamo, è un classificatore basato su un piccolo algoritmo di intelligenza artificiale ancora immaturo, che però interpreta questi momenti e li fissa
in una soundtrack che è diversa in ogni istante per la stessa persona. Fra 20 minuti, per esempio, io metterò altri suoni, grazie chiaramente a un sistema di store di suoni che abbiamo elaborato. Però quello che è importante sapere per questo processo di blockchain è che attraverso appunto questa collaborazione abbiamo provato a costruire negli standard di settore, e parlo della blockchain perché chiaramente è nel pubblico e è abbastanza esperto, abbiamo provato e ci siamo riusciti a fissare queste soundtrack, che sono il risultato di istanti irripetibili, in un contratto di blockchain tipico, no? Sì, certo. Che ora racconterete voi, ovviamente. Questo passaggio è stato un obiettivo sicuramente perché per spirito di innovazione, che è quello che caratterizza chiaramente soprattutto questa conoscenza che abbiamo evoluto in questi 3 anni, ma ovviamente a terra in un mercato, che è il mercato della blockchain, che più o meno tutti conosciamo. Provo a passare un po'. Sì, me lo tolgo, se no. E quindi significa che diventa per tutti i dati, per sessione di dati, soundtrack, che in 10.000 combinazioni verranno predisposte sul marketplace, diciamo, OpenSea, quelli più caratteristici che ci racconteranno loro. Quindi il passaggio che mi preme sottolineare è che è anche, diciamo, il tentativo di cambiare un po' il paradigma sugli NFT o sulla questa concezione degli NFT, per cui bisogna farci solo una speculazione di mercato, che è anche tipica, perché è tipica anche dell'arte contemporanea, anche quella fisica, e che invece l'idea è un NFT rappresenta un istante di una persona. E quindi quello che noi metteremo sul mercato o comunque sulle piattaforme saranno dei video che durano circa un minuto, tutti diversi ovviamente per migliaia di combinazioni, che conterranno le soundtrack che abbiamo raccolto in questi anni. Prima di lasciare la parola anche lì del duo, ci tenevo a dire, avete probabilmente visto negli inviti che abbiamo scritto a TP, giusto? Sì. L'acronimo sta per Art for people, for AFP, for profile. Solitamente per gli NFT si usa photo for picture for profile. Noi abbiamo preferito cambiare la P in A iniziale proprio perché il momento collezionato è in rapporto all'arte e a quello che accade in quel particolare momento. Quindi le collezioni di NFT che sono state fatte con il maggior successo erano delle collezioni che servivano soprattutto per essere riconoscibili, ed erano delle specie di avatar realizzati attraverso immagini. Noi invece vorremmo con questa collezione aprirci a una community di, vedo molti artisti tra di voi, persone che si occupano di creatività, la community alla quale già ci rivolgiamo da anni, con un tipo di NFT diverso che possa diventare una specie di estensione della propria personalità e che possa poi assumere un valore all'interno della community rispetto a delle funzioni che poi andrò a spiegare. Lascio la parola a Joseph adesso. Salve a tutti, mi hanno presentato come ragazzi napoletani, noi siamo Joseph e Giovanni, siamo due ragazzi, diciamo, che siamo abbiamo conoscenze di blockchain, informatica, IT in generale, a livello di sviluppo software e altro. Volevo fare una piccola introduzione per la blockchain, perché comunque diciamo che ancora adesso vedo ancora tanta titubanza, diciamo, su questa tecnologia, che comunque è una tecnologia sviluppata da persone. Scusate, è la prima volta, sono un po' emozionato. Comunque, sviluppata da persone per le persone. Ovviamente, come il mondo stesso è, ci sono cose buone e cose brutte di queste tecnologie, come stesso l'intelligenza artificiale. Quindi diciamo la maggior parte delle collezioni NFT che sono state create in questo momento sono la maggior parte, diciamo, a livello di per lucrare sulle persone, diciamo, per fare soldi, e appunto questo non è
il punto in cui noi vogliamo e vorremmo arrivare. In questo momento noi abbiamo creato, stiamo creando questa collezione NFT proprio per le persone, unita all'intelligenza artificiale, che grazie a questo sensore fornito da Sebastiano, fornito di intelligenza artificiale appunto, riesce a trasformare i vostri sentimenti in musica. Adesso, non so, voi non avete parlato, ma perché qui vediamo uno specchio? Diciamo perché noi vorremmo comunicare alle persone che effettivamente questa arte è stata creata direttamente da voi. Quindi voi siete gli artefici di questo NFT. E potrà essere vostro per tutta la vita, scusate. Potrà essere vostro per tutta la vita. E non so cos'altro aggiungere, sinceramente. Spiega il blockchain, perché ovviamente certo. Tutti sanno che cosa, quando io dico fissiamo in blockchain quel momento che è eterno, che cosa significa, diciamo, okay. tecnicamente diciamo che la blockchain è un, facendo un esempio molto pratico, è un grande registro, esatto. Un grande registro dove all'interno ci sono transazioni. La transazione può essere una transazione normale, come effettuiamo tutti i giorni, quindi andiamo a pagare dal bar un caffè o altro, e possono avere anche una logica dietro una transazione. Effettivamente noi dietro una transazione c'è appunto la logica per la creazione di questo NFT a partire proprio dalle vostre emozioni. Quindi rimarrà impresso per sempre nella blockchain un pezzo di voi all'interno di uno strumento che diciamo è disponibile al 100% per l'intera popolazione mondiale, e quindi diciamo che secondo me è una bella sfida. E sì. Poi la caratteristica che voi siete riusciti a fare, ecco perché stanno qua, no, sì. Posto, è che loro sono riusciti a, diciamo, dopo mesi ovviamente di elaborazione eccetera, a creare, nonostante le mie tantissime indecisioni, anzi l'ho fatto impazzire, un video MP4, un video MP4 della durata di un minuto, che non è una cosa normale, no, tecnicamente. No, assolutamente no. Cioè, spiega perché è difficile, perché allora, giustamente non tutti lo sanno. Sì, sì, sì. Che questo è un elemento di, diciamo, di innovazione tecnologica molto particolare, molto, cioè non è scontato, beh. Non è scontato. Infatti, se noterete, in questo momento stanno proprio nascendo alcune tecnologie che utilizzano blockchain insieme all'intelligenza artificiale. In questo momento noi penso che, diciamo, siamo stati uno dei primi ad associare queste due tecnologie insieme. E nonostante ciò c'è comunque un lato pratico a livello informatico anche per la generazione, certo, appunto dell'NFT. Come potete vedere qui ci sono vari tratti, diciamo che c'è un background, c'è appunto lo specchio, la cornice, il colore all'interno dello specchio, il riflesso, che sono praticamente per tutta la collezione sarà totalmente diverso, perché giustamente ogni persona proverà una sua sensazione nel momento in cui andrà a vedere un qualcosa, quindi è generato a punto di partenza delle vostre emozioni. Quindi appunto apposta per ogni emozione verrà generato un singolo, diciamo, tratto del video che poi verrà composto, unito tutto insieme per poi diventare un vero e proprio NFT. E vai. Credo che molti, a parte chi è più tecnico, si stiano domandando, ma alla fine cosa posso fare con gli NFT? Perché questa è la domanda. Nel senso, c'è tutta una parte tecnologica, ma il grande quesito in questo momento è effettivamente possono servire questi oggetti a qualcosa, che chi si occupa d'arte o chi agisce anche in altri campi ha questo dubbio. La cosa interessante è che gli NFT possono essere degli oggetti, come ricordava giustamente Joseph, che appartengono a un registro ovviamente non cancellabile e che confermano assolutamente tutta una serie di dati. Quindi per noi questa serie di NFT è funzionale alla creazione di una community nazionale ed internazionale che possa collegarsi e possa, attraverso il riconoscimento di questi specifici
NFT entrare in relazione, avere una serie di vantaggi che verranno nel corso di questi mesi, perché inizieremo a renderli pubblici a partire dall'inizio gennaio, e in questi mesi inizieremo a spiegare quali saranno i vantaggi che si potranno avere entrando nella community, e tutti questi vantaggi serviranno a migliorare auspicabilmente la funzionalità della community stessa. Parlavo prima con una persona particolarmente addentro al mondo sia della scienza che dell'arte. Per noi è molto importante, e eravamo d'accordo su questo punto, che l'essere umano resti al centro. Stiamo avendo un periodo particolarmente complesso, dove i cambiamenti rischiano di trasportarci molto lontani. I giovani vivono in un mondo che è quasi completamente ormai alienato da quella che è la parte reale. Per questo prima simpaticamente ho detto i due giovani terribili, perché loro vivono in quel mondo. Il fatto di riuscire a trovare un terreno comune su cui lavorare, quindi lavorare come gli artisti che vengono in sala, e al tempo stesso arrivare alle nuove generazioni e trovare un terreno di interscambio, al nostro modo di vedere potrebbe essere proprio dato, per esempio, dagli NFT. Abbiamo in mente alcuni servizi particolari che poi illustreremo, che saranno collegati a questi NFT, che dovrebbero fare in modo proprio che la funzionalità reciproca della parte digitale e della parte fisica aumenti. Questi NFT sono introduttivi a un famoso sviluppo di Web3 o metaverso che dovremmo realizzare. Ho fatto la faccia perché sta venendo giù un quadro terrorizzato, scusate. Che vorremmo realizzare e presentare ad aprile. Quindi per aprile noi contiamo, questa è un'introduzione di quello che stiamo facendo, di essere pronti con tutti i servizi e plus che verranno offerti insieme agli NFT, in modo che a livello nazionale e internazionale i designer, gli artisti, i creativi in generale a cui siamo collegati possano iniziare a dialogare fra di loro in maniera creativa e utile per tutti quanti. Se c'è qualche domanda, ecco, si può leggere di tutti, prego. Beh, grazie. Allora, innanzitutto complimenti, sembra quasi fantascienza. Per cui la mia domanda in realtà vuole essere per capire se ho capito bene. Sostanzialmente voi avete uno strumento, una tecnologia che combina di fatto l'intelligenza artificiale da un lato e la blockchain dall'altro, con dispositivi di rilevazione, come si chiamano, i dati biometrici, sì. Esatto. GSR oppure EDA. Ok, in cui sostanzialmente voi fate una fotografia dello stato emotivo di una persona in un particolare momento, in questo caso davanti all'esposizione di un'opera d'arte. Esatto. Ok, e quindi questa fotografia che poi viene registrata, depositata in un grande album fotografico, raccomando ovviamente, che è la blockchain, giusto? Esatto. Wow. E, quindi in un certo senso questa fotografia, può essere un ricordo, come può essere una fotografia, come in realtà può essere tante altre cose, può essere scattata, tra virgolette, sì, davanti a un'opera d'arte, come magari a un concerto, piuttosto che in particolari momenti di una giornata, ok. Quindi in realtà, se capisco bene, l'ambito di applicazione comincia nell'arte, ma spazia davvero su te. Eh sì. Sono letteralmente un nuovo formato fotografico dinamico, molto personale, cioè assolutamente personale, della singola persona. Sì, infatti stai venendo a quello che poi volevo puntualizzare dopo il passaggio di Emanuele. Perché oggi sentiamo, per i più esperti lo sanno ovviamente, ma si parla di intelligenza artificiale come se fosse un mostro a sette teste che fra poco, come una piovra, distruggerà tutto il pianeta. Questo è lo storytelling che noi, diciamo, sui mass media leggiamo tutti i giorni, perché ovviamente c'è, insomma, ovviamente un approccio, come dire, a dir poco superficiale. In realtà nel nostro caso, o meglio ancora, già dal 2021, o meglio ancora, già dal 2019 con Massimo Morgante,
noi a piccoli passi col sistema di intelligenza artificiale abbiamo immaginato che potesse essere messo al centro appunto intanto il valore della persona intesa come presenza attraverso i suoi dati biometrici, ma non per manipolarla o magari per portarla, diciamo, su settori merceologici, come ovviamente può accadere e accade nell'ambito del business dell'intelligenza artificiale. No, anzi, l'ambizione, ecco perché si sono aperti scenari che vanno ben oltre l'esperienza dell'arte, è stata quella che anche in tanti altri contesti ci stiamo accorgendo, se sarà possibile, ma sarà possibile che con questo sistema si portano le persone attraverso l'ascolto della musica a capire il proprio istante emotivo durante un'azione qualsiasi della vita quotidiana, che sembra una banalità, ma nelle migliaia di test che abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione di 5vie, raccogliendo feedback di tanti utenti, sembra essere decisivo per tornare a se stessi e tornare a se stessi senza mediazioni. E questo è quello che ci ha esaltato nel continuare nel progetto di impresa che portiamo insieme e nel fare un salto di qualità nel processo di blockchain. Ok, grazie. Io inizio a viaggiare poi con i pensieri. È quindi corretto pensare che in un certo senso voi mappate lo stato emotivo di una certa persona in un certo momento e in un certo senso creando una mappa della sua scala emotiva, visto che mi pare di aver capito che viene data come restituzione una melodia, una musica, cambi la musica e porti la persona verso quell'altro stato emotivo. Sì, sì, esatto. Curativo, diciamo, curativo, medici, sì. Sconfinati. Potrebbe essere curativo, pensiamo, diciamo, quello che vediamo sicuramente deve essere ovviamente misurabile ed è un tema che affrontavamo prima, però abbiamo, diciamo, riscontrato nei feedback delle decine di centinaia di test che abbiamo fatto che effettivamente porta un risultato in quel momento alla persona stessa, quantomeno il miglioramento dell'approccio, diciamo, visivo, quindi dell'attenzione di quello che sta facendo, di cui, diciamo, i deficit cognitivi ormai anche mi pare l'Unione Europea l'ha dichiarato come una delle pandemie dopo il Covid, i deficit cognitivi. Ecco, se possiamo dire che questo è l'orizzonte, sì, sicuramente, l'ambizione è questa ed è anche l'obiettivo del progetto di impresa che sta alla base. Grazie, complimenti. Invito tutti, come ha fatto Martino, mi sembra si chiama, a pensare alle innumerevoli applicazioni che possono essere fatte. C'è chi si occupa per esempio di poesie in sala o di letteratura, c'è chi si occupa di altre forme d'arte visiva. Cioè, il sistema può essere poi modulato, ampliato, e a me piacerebbe che questo fosse il primo step di una serie di operazioni da fare poi con le persone interessate. E le applicazioni sono davvero molto molto ampie, quindi per stasera vi ringraziamo, non vi rubiamo altro tempo. Vi invitiamo a seguire i prossimi step in vista di aprile e vi aspettiamo qua senz'altro per la visita. Momento, devo fare una cosa. Momento storico, perché fra 65 anni, quando l'intelligenza artificiale avrà popolato tutti i quartieri di Milano, ci ricorderemo di questo. Grazie per essere intervenuti. C'è una domanda. Buonasera, questo processo qua è per l'essere umano, no? Però un futuro anche per gli animali, no? Si potrebbe fare per le piante. Mi viene da ridere perché domani è stato invitato proprio, e c'è credo una signora in sala, a portare avanti l'esperimento anche sugli animali. Infatti, va bene, complimenti. Vai, ti invitiamo a fare brainstorming con noi allora, domanda. Grazie. No, però volevo dire che è molto interessante, infatti, molto interessante perché si aprono tantissime porte, no? Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa che possiamo dire, perché diciamo lo stiamo indagando, nello sport. Sì. Un contatto attraverso la nostra, diciamo, società e sta provando a portarlo nel gioco del calcio, o in particolare abbiamo scoperto che
gli atleti, dopo allenamenti intensivi o dopo partite di calcio, sono in uno stato emotivo, noi non lo sappiamo, chi ha fatto, diciamo, professionismo in quel contesto là, in realtà sono in uno stato emotivo particolarmente alterato e molto molto asimmetrico, e l'intuizione di uno degli esperti di questo settore con cui stiamo dialogando sarebbe quello di portare questo trattamento, questo chiaramente verticale, diciamo un po' più su, in quel contesto, cioè fare in modo che gli atleti subito dopo la performance, che sono, diciamo, alteratissimi, possano tutti insieme, tra l'altro, tutti insieme nello stesso istante, ascoltando con questo processo di intelligenza artificiale, calmierare lo stato emotivo e, diciamo, tornare in equilibrio. Così sembra, nella proposta, sembra coerente. Anche da scoprire da combattimento. Sì, 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 certo. Deve essere usato. Per quindi, come vedi, avevi ragione. Però abbiamo parlato di questa tempo fa. Senti, bravo, complimenti. Grazie. Grazie.